Oggi parleremo delle obbligazioni. Le obbligazioni fanno parte dei diritti patrimoniali. Ricorderete bene che i diritti patrimoniali comprendono sia i diritti reali sia i diritti di credito o diritti di obbligazione. Vediamo quali sono le differenze tra questi due diritti. Allora, i diritti reali, come ricorderete bene, sono quei diritti che un soggetto ha su una cosa propria, come la proprietà o cosa altrui, come i diritti di godimento e i diritti di garanzia, sono dei diritti soggettivi assoluti. Assoluti vuol dire che possono essere fatti valere nei confronti di tutti, erga omnes. Ad esempio, se sono proprietaria di una penna, tutti quanti devono rispettare questo mio diritto sulla cosa. I diritti di obbligazione, invece, sono diritti soggettivi relativi. Quindi non possono essere fatti valere nei confronti di tutti, ma solo nei confronti di determinate persone. Se io presto una penna a Marco, posso solo richiedere a Marco di restituirmela. Solo lui deve rispettare questo diritto che io ho. Inoltre, i diritti reali sono dei diritti immediati, vale a dire possono dare immediata soddisfazione al proprietario. Io, se voglio scrivere con la mia penna, la prendo e scrivo, mentre i diritti di obbligazione sono diritti che hanno bisogno della cooperazione del debitore. Vale a dire, dopo che ho prestato la penna a Marco, quando la rivoglio indietro, non posso prendermela da solo, non posso strappargliela dalle mani, ma è lui che me la deve restituire alla scadenza di quanto abbiamo stabilito dovesse durare il prestito della penna, ma è lui che me la deve restituire e non posso prendermela da sola. Quindi, ricapitolando, i diritti di credito o diritti di obbligazione sono dei diritti patrimoniali, sono dei diritti relativi e quindi sono dei diritti soggettivi. Andiamo a disturbare Giustiniano. Ricordate, Giustiniano era un imperatore romano che visse alla fine del 400 fino alla metà del 500 d.C. E noi lo ricordiamo perché a lui dobbiamo l'emanazione del codice, di un codice importante di diritto civile, il Corpus Iuris Civilis, che è diciamo ancora alla base del diritto civile attuale, cioè del nostro codice civile. Infatti fu ripreso da Napoleone nel codice di napoleonico e ripreso ancora nel codice civile del 1942. A lui soprattutto facciamo riferimento quando vogliamo definire che cos'è l'obbligazione, perché il nostro codice in realtà non ce la dà una definizione di codice. Scusate, una definizione di obbligazione. Allora, cosa diceva il codice di Giustiniano? Diceva obbligatio est iuris vinculum, cioè in pratica è un vincolo, è un legame. La parola stessa ce lo suggerisce. L'obbligazione, quindi, è un vincolo giuridico in base al quale una parte, che è il debitore, deve tenere un certo comportamento che ha una valutazione patrimoniale, che si chiama prestazione, nei confronti di un'altra parte detta creditore che ha diritto a ricevere quella prestazione. Come nasce un'obbligazione? Perché c'è un soggetto che può chiedere ad un altro un adempimento? Allora, le fonti dell'obbligazione sono varie. La più frequente, la più comune è il contratto, che è un accordo tra due parti che serve a far nascere, per modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, cioè che ha un contenuto economico. Se torniamo sempre all'esempio della mia penna, se io voglio vendere la penna, quello è un contratto. Anche se la voglio prestare, è un contratto, perché si possono anche fare contratti di questo genere. Un'altra forma di fonte dell'obbligazione è il fatto illecito, che è un comportamento in base a, com, per mezzo del quale un soggetto crea un danno ingiusto ad un altro soggetto e lo fa o per dolo, cioè perché vuole proprio produrre quell'effetto. Ad esempio, prendo il pallone e lo tiro con forza contro una vetrina allo scopo di romperla, quindi io voglio che produca quell'effetto.
oppure per colpa, che è una situazione più leggera, diciamo, nel senso giocando a pallone, inavvertitamente il pallone rompe la vetrina. In entrambi i casi, sia per dolo sia per colpa, sorge a carico di chi ha causato la rottura della vetrina l'obbligo di risarcire. Ecco qui che nasce un'obbligazione. Esistono poi altri atti idonei a produrre obbligazione di vario genere. Li trovate scritti lì, li troverete anche sul libro di testo, ma diciamo di tutti vi faccio un esempio solo, così non parlo troppo a lungo. Ed è la promessa unilaterale. Ad esempio, perdo il cane e prometto una ricompensa a chi me lo riporterà. Quando il cane mi viene riportato, ecco qui che l'obbligazione è quella di dare quanto avevo promesso a chi mi ha restituito il cane. Vediamo ora quali sono gli elementi di un'obbligazione. Allora, il primo elemento sono le parti, il creditore e il debitore. Utilizzo la parola parte e non la parola soggetto, perché a volte in una parte possono esserci più soggetti, o più creditori o più debitori, o entrambi, più creditori e più debitori. Ne parleremo un'altra volta. Poi c'è la prestazione, che è quel comportamento che il debitore deve tenere a vantaggio del creditore. Può consistere in un dare qualcosa, in un fare o in un non fare. Poi c'è l'oggetto, che è l'utilità che consegue il creditore, e dopo che il debitore ha fatto la prestazione. Infine c'è il vincolo giuridico. Allora, il vincolo giuridico è quella legge in base alla quale il debitore è tenuto ad adempiere. Questo fa sì che l'obbligazione sia perfetta, perché esistono obbligazioni anche non perfette, nel senso obbligazioni morali. Ad esempio, se sono invitata ad una festa di compleanno, è buona norma, così, buona educazione, portare un regalo, ma non c'è una legge che mi obbliga. Quindi questa obbligazione non è un'obbligazione perfetta, perché non c'è un vincolo giuridico che mi costringe a quella prestazione. Ma vediamo ora che cos'è la prestazione. Abbiamo detto che è un comportamento, ma un comportamento che può consistere in un dare, in un fare o in un non fare. Che significa? In un dare molto semplice, vedete dalla figura, dare ad esempio una somma di denaro, oppure dare un oggetto che ad esempio, se io compro online qualche cosa, io lo pago nel momento in cui lo richiedo online, ma poi mi deve essere consegnata. Ecco, la consegna, e quindi il dare, è una delle prestazioni previste dall'obbligazione. Poi c'è il fare. Ad esempio, se io compro un elettrodomestico per 2 anni e ha una garanzia contro rotture, danni, eccetera. Nel caso appunto in cui la lavatrice non funzioni, in questo caso qui c'è una lavatrice, io chiamo il tecnico, che è obbligato a venire e a fare la riparazione della lavatrice. Oppure in un non fare. Ad esempio, se due soci hanno una pizzeria, uno dei due soci decide di staccarsi, può obbligarsi a non fare concorrenza all'altro socio, per esempio a non aprire una pizzeria nella stessa strada dove c'è l'altro. La prestazione deve avere dei caratteri, cioè deve essere patrimoniale, possibile e lecita. Patrimoniale, lo sapete, vuol dire che deve avere una valutazione economica. Se pensate ad un papà infermiere che ha un figlio che si sente male, che sta male, il papà lo curerà, ma chiaramente non è questa una prestazione patrimoniale, mentre diventa patrimoniale quando il papà infermiere è in ospedale. Allora, in ospedale lui lavorerà, darà la sua assistenza ai pazienti a fronte di una retribuzione. Quindi, in questo caso, la prestazione ha carattere patrimoniale. Inoltre, deve essere possibile: io non posso vendere la luna perché, oppure non posso consegnare, anzi, un pezzo di luna perché è materialmente impossibile. Ma deve essere possibile anche giuridicamente. Qui vedete una bellissima spiaggia, io non la posso vendere né la posso comprare, perché la spiaggia appartiene allo Stato, è un bene demaniale e non può essere venduta. Infine deve essere lecita, quindi
Qui vedete una refurtiva che non può essere oggetto di un'obbligazione perché appunto andrebbe contro le leggi dello Stato. Infatti, una prestazione si definisce lecita quando non va contro norme imperative, cioè le leggi dello Stato, all'ordine pubblico o anche al buon costume, cioè quelle regole generali che sono alla base del vivere civile. E così concludiamo questa prima parte che riguarda le obbligazioni.